Ciao ragazzi a tutti, questo nuovissimo video secondo di oggi dopo quello di stamattina in cui in live abbiamo visto il cubo spostarsi. Raga, ho gli orari per voi. Andiamo in game. Intanto ragazzi, nuova postazione, la sto ancora sistemando, ecco perché oggi non vedrete green screen. Vamonos. Ok ragazzi, eccoci qua, finalmente ci siamo. Sono le 14:22. Tra 4 minuti raga dovrebbe spostarsi. Ma attenzione perché nel mentre, dal video che ho fatto stamattina fino ad adesso, il cubo si è praticamente straspostato. Adesso praticamente ha preso anche l'erba. Raga, guardate un attimo, faccio vedere il tragitto aspettando questi ultimi minutini. Tanto farò comunque dei tagliuzzi, ok? E mi raccomando, restate sintonizzate anche sul mio account Instagram, perché a volte posto la progressione della mia nuova postazione. Ragazzi, siamo partiti da qua. Da qui. Ok, siamo scesi giù. Stamattina ero più o meno in questa posizione qua dove sono io adesso. E mo sta esattamente in questo punto. Ragazzi, il cubo si sposta ogni ora e 43 minuti, ok? Lo hanno scritto anche tanti sul web. Questo significa che alle 14:26, quindi tra 3 minuti, sto registrando, sono le 14:23, tra 3 minuti si sposta il cubo, poi il prossimo sarà alle 16:09, 17:52, 19:34 e poi fate voi il calcolo. Raga, non so se veramente andrà a Loot Lake, a spawn del saccheggio, perché in realtà ha cambiato rotta. Adesso, se andiamo qua dove c'è la facciata e ci giriamo così... Luca, guarda un attimo se sono... Intanto c'è anche Luca qua con me. Ok, bravo, perfetto. Come sono io. Ok, bravo. Così, giusto? Sì, giusto. Ok, ragazzi, guardate un po'. Non punta più a sponde. Non punta più a sponde, raga. Quindi potrebbe essere questo il lago che raggiungerà, visto che si parla di lake. Se non sapete di cosa sto parlando, o meglio, se non sapete perché sto parlando di lago, lake, guardatevi il video di stamattina, qua sopra la scheda cliccabile. Ragazzuoli, 2 minuti, ma andiamo tra 3, 2, 1, al momento in cui il cubo si sposta. Vamonos! Ok ragazzi, adesso Luca BD tra l'altro si metterà sotto, così vediamo cosa succede. Eccolo, eccolo. Eccolo, super. Zitti, raga, zitti. Andate sotto. Anzi, no, vai anche tu sotto, super. Ok, ragazzi, ci siamo. Boom. Ok, ragazzi, di nuovo in live. Eccoci qua. Questa volta con i calcoli esatti. Sta continuando a cadere verso il basso, ragazzuoli. Quindi, o seguirà questa traiettoria fino ad andare a questo laghetto qua. E poi si attiverà. Oppure bisogna ancora aspettare altri movimenti, ragazzuoli. Detto questo, raga, si parla anche di un'altra misteriosa novità. Se usciamo un attimo qua e andiamo nel pass battaglia, fate attenzione perché adesso vi faccio vedere anche un'immagine. Se andiamo su pass battaglia e andiamo a vedere, raga, i graffiti, mi sembra, vediamo un po'. Dovrebbe essere i graffiti. Ok, qui abbiamo ad esempio il sushi. Poi è uscito il Sushi Man. Abbiamo il Wrestler, Lucha GG. Poi è uscita la skin del Wrestler. Abbiamo questa, Buone Vibrazioni. E abbiamo svelato che uscirà la skin IP. Ma se guardiamo all'inizio, raga, della stagione, c'è questo, Fortezza Folle. Lascia il segno. Adesso, guardate questa immagine ufficiale dall'account Twitter di Fortnite. Guardate questa immagine, raga, per annunciare la nuova emote capoeira, ok? Presa direttamente lì dal web, l'immagine già fotografata. Ragazzi, dietro al nostro personaggio bianco ci sta praticamente la cascata, quel monte con la cascata dove ci sta il barcone con i vichinghi. La freccia sta indicando quel punto perché non c'è più il barcone dei vichinghi, mentre sulla destra, guardando lo schermo, l'altra montagna che le sta subito a fianco dovrebbe esserci il Villain Slayer, ovvero la base dei cattivi. Anche lì non c'è più. Ma la cosa ancora più curiosa è in fondo all'immagine, sulla destra l'ultima freccia, la terza sulla destra più piccolina. Ragazzi, guardate bene, sembra esattamente il castello che vi ho appena fatto vedere nel pass battaglia. Quindi o verso la fine season o magari nella season prossima avremo una nuova modalità con un castello di questo tipo, oppure sarà proprio una zona che verrà aggiunta alla mappa. Magari potrebbe essere colpa del cubo, non lo sappiamo. Fatto sta, ragazzi, che questa è un'altra curiosità che voglio assolutamente indagare assieme a voi, oltre ovviamente all'andazzo di questo magico cubo su Fortnite. Quindi, ragazzi, questo secondo video di oggi termina qui. Noi ci vediamo
al prossimo. Appena raga arriviamo verso le ultime fasi di spostamento del cubo, comincerò a fare anche delle live. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao.